la 53esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, che quest'anno ospita le biennali Eurocucina e il Salone Internazionale del Bagno. Sono attesi oltre 300.000 visitatori per questa fiera che mette in mostra il meglio del Made in Italy e non solo. Salone, l'eccellenza creativa e produttiva della filiera del Made in Italy, mette in mostra il meglio delle proprie collezioni e si combina ad una folta presenza di buyer, giornalisti e designer. Milano, in questi giorni, diventa la capitale mondiale del design, anche grazie ai moltissimi eventi diffusi nel fuorisalone. Milano, assieme al Salone, organizza la settimana più interessante, quindi vogliamo soltanto che vengono tutti i migliori buyer, i migliori architetti, i migliori giornalisti a vedere Milano in questa settimana. Non basta la fiera, che è la più grande, credo, la più bella, 200.000 metri quadrati. Abbiamo le più belle aziende, ma non basta, perché poi noi stessi facciamo degli eventi a Milano e Milano è piena di giovani, giovani designer di tutte le nazioni. È bellissimo vedere questo coinvolgimento, tutti vogliono essere a Milano, tutti vogliono vedere, tutti vogliono mostrare i loro lavori dell'ultimo anno. È interessante, finché riusciremo a essere il centro di questa attenzione, sarà la settimana più bella e il salone più importante del mondo. Interni d'autore per interpretare l'abitare contemporaneo a diverse latitudini. A Milano, in scena, i racconti privati di 8 architetti di fama internazionale. La mostra, curata da Francesca Molteni e Davide Pizzigoni, racconta attraverso una mega installazione di 1600 metri quadrati le case e gli spazi privati di famosi architetti internazionali. Da Tokyo a Milano, da Berlino a Parigi, fino a Londra, New York e Mumbai, come vivono gli architetti? I live in a very small apartment I designed in Tokyo. It's inside of the forest. The site was the small forest. So most important thing was not to cut any trees. So the trees are occupying more space than my house. My favorite material is like wood, but I like to use any material around us. Just any humble material. It's in order to make a nice architecture, nice space, material doesn't need to be expensive. We just use any material around us. Il concept della mia casa, per quanto io ho voluto offrire in questa esposizione, è questa libreria a scala, è il cuore della mia casa, perché per muovermi all'interno della mia casa io uso sempre questa scala. Scendendo e salendo continuamente questa scala, io attraverso migliaia di libri, migliaia di dischi, oggetti, tutte le mie memorie, spartiti, CD, grandi libri messi su un leggio, e talvolta sono preso dalla curiosità, mi soffermo, sposto qualcosa, mi prendo un libro, lo porto giù da leggere, poi lo riporto su, eccetera, eccetera. E, è una specie, quindi si potrebbe dire, usando una parola tedesca, Schatzkammer, o di camera del tesoro, che è la mia vita, no? Per me la mia vita è il mio tesoro, e quindi attraversandolo, anziché lasciarlo nel baule della nonna in solaio, la mia vita è tutti i giorni attivamente sfogliata, rivista, rivissuta, e questo io trovo che sia una cosa straordinaria. È stata un'idea molto indovinata. Espositori interpretano le nuove tendenze di uno degli ambienti più importanti della casa. Entriamo in Eurocucina. Arrivata alla sua 20esima edizione, per Eurocucina scendono in campo le migliori aziende italiane ed estere. Dalle cucine classiche a quelle di design, la parola chiave è innovazione. Per uno spazio sempre più importante, che non deve solo accogliere, ma diventa funzionale e tecnologico. Quest'anno con Carlo Colombo abbiamo disegnato una nuova cucina che vediamo alle nostre spalle, la cucina Trail.
altamente tecnologica per quanto riguarda la maniglia integrata all'interno dell'anta, questo spessore con taglio a 65 gradi del top che va fino a terra in questo materiale, un marmo nuovo bellissimo. Lo vediamo il taglio 65 anche nei pensili in vetro con un frame in alluminio ionizzato color moka. Altra novità di questa cucina è questa cappa industriale, bellissima, enorme, con all'interno delle mensole sottili in vetro e le luci a LED per la crescita vegetativa delle piante. Esportazioni in forte crescita per il mobile Made in Italy. Per questo molte aziende puntano sui mercati internazionali con prodotti iconici dal design accattivante. Noi abbiamo dall'inizio cercato di avere una nostra identità, grazie anche al supporto tecnologico e produttivo industriale del gruppo MP siamo riusciti sicuramente in tempo molto breve ad acquisire una visibilità importante in molti paesi europei ed extraeuropei, e sicuramente vogliamo continuare su questa linea. L'azienda sta vendendo su 93 paesi e in pratica è presente con 7 realtà direttamente gestite. Crediamo di essere riusciti a dare una visibilità importante anche al fatto di avere un prodotto non soltanto identificativo e identificabile, ma anche con una soglia di ingresso abbastanza elevata a livello di investimento. Questa è una cosa che ci caratterizza. Ci teniamo molto sicuramente a lavorare con designer di fama. Quest'anno abbiamo fatto un bellissimo nuovo prodotto con Mark Sadler, ma ci teniamo molto anche a mettere in luce giovani designer sconosciuti. Uno dei nostri prodotti più venduti è Loop, che è stato disegnato da un designer danese che abbiamo scovato in un angolino della Fiera di Copenaghen, e facciamo ogni anno un contest di design per dare spazio a questi giovani, mettendo poi anche in produzione i prodotti. La comunicazione è fondamentale, perché giustamente noi cerchiamo assolutamente sempre di produrre al top della qualità e mescolando materiali e tecnologie, ma ovviamente dobbiamo anche cercare di dare un gusto e una sensibilità diversa al modo di recepire il nostro prodotto. Siamo andati a fare degli shooting fotografici in tantissime città del mondo, di recente a Istanbul e a Sydney, e comunichiamo anche con i backstage degli shooting fotografici quello che vogliamo dimostrare, quindi la velocità con cui corre il mondo e ovviamente il fatto di essere un'impresa, un'azienda molto dinamica. Pensata per la collettività, Next, la nuova seduta realizzata dal designer tedesco Andreas Oswald per Infinity, combina diversi materiali e la sua superficie costellata di fori crea un inaspettato effetto optical. The Next chair is the second design for Infinity, and I was looking for a successor of the Superleggera from the 50s. And I was creating a chair quite fragile and with a stable construction, a very light, tiny chair. And I tried to make a chair or a shell made of holes. So you have only a very slim net and many holes between, and at least you get the next chair. If I think whether this chair is for restaurant or contract or home, I would answer for myself it's a quite universal chair. It has a perfect, so the shell fits perfectly for each ergonomic situation. So you have this position here, if you're sitting not very relaxed, and you sit back and you have this very cozy feeling there. Classico al moderno fino al design.
negli oltre 150.000 metri quadrati espositivi dedicati al mobile e complemento d'arredo, sono ben rappresentate tutte le categorie stilistiche, tante le interpretazioni della casa contemporanea che guardano ad un gusto senza tempo ma anche accessibile. Qui potete trovare appunto non soltanto il mobile, ma il pensiero è stato dato a tutto quello che si coordina attorno a un mobile, quello che è il vero valore dell'oggetto, dell'illuminazione, della lampada, e tutto questo si interseca con i materiali che è la partenza, che è il mobile, e che dove appunto troviamo colorazioni molto calde, troviamo questo gusto molto soft, un valore che si interseca con i materiali che vanno dal legno al metallo, a questa effusione di luce che trasforma e crea il vero mood di questa casa, veramente bella, nuova, ma senza tempo. Tutto assolutamente made in Italy, ma accessibile. È sempre stato il grande sforzo e la grande essenza di questa azienda. Qui il valore vero è la qualità, e la qualità vuol dire anche poter produrre dei mobili con un prezzo che è sicuramente accessibile. E Denti e Saloni termina qui, ma continueremo a tenervi aggiornati sulle principali fiere di settore. Restate con noi!